Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di 12 al litro, una puntata anche questa sera dedicata all'olio extravergine di oliva calabrese. Abbiamo già avuto modo di sondarne alcune caratteristiche nelle passate, settimane. Abbiamo in studio due ospiti anche questa sera, il dottor Lauro che ci ha già accompagnato, Buonasera. nella scorsa puntata dedicata all'extravergine calabrese, è un produttore, della provincia di Cosenza. Si tratta dell'oleificio, Papaleo, Luigi Buonasera. Papaleo, grazie di essere, qui, con noi. Dunque, siamo reduci da una manifestazione lo scorso 30 e 31 ottobre dedicata alla cultivar per eccellenza della zona prepollinica, di Altomonte, la Tondina, dottor Lauro, una cultivar molto interessante. Abbiamo potuto avere la possibilità di andare a visitare dei territori e degli oleifici ad Altomonte il 30 e 31, una manifestazione dedicata all'olio extravergine. Ti olio bene, l'abbiamo curata anche nei dettagli. Cosa te ne è parso? Beh, grazie innanzitutto di avermi invitato anche a quel grande evento che è stato appunto Ti olio bene. E la cosa bella è stata proprio che la tondina, quindi questa cultivar forse dei più conosciuta col nome di Roggianella o tondina di Altomonte, questa varietà è una varietà veramente interessante perché fa parte di un territorio che ha denominazione d'origine protetta e si riconosce a livello internazionale, proprio viene riconosciuta per l'alto contenuto in polifenoli e per la composizione degli acidi grassi, magari ne parleremo dopo, durante la trasmissione. Ecco, con Luigi Papaleo abbiamo anche avuto modo di sondare gli aspetti organolettici della tondina il 31 ottobre insieme ad altri esperti. Salutiamo Massimiliano Pellegrino e Giuseppe Lauro che ci hanno assistito e diversi giornalisti e istituzioni. Ecco, vuoi parlarci un po' di questa iniziativa facendo anche riferimento alla tua azienda, dal 1961, oleificio in Altomonte? Sì, ringrazio e saluto gli ospiti che sono intervenuti alla nostra trasmissione, alla nostra manifestazione. E niente, è stata una 2 giorni intensa e ricca di contenuti, cioè praticamente siamo riusciti a portare un po' alla conoscenza di tutti i nostri compaesani che tante volte non sapevano di cosa si parlasse parlando di tondino, rogenella, perché per loro erano solo olive e basta. E quindi siamo rimasti molto soddisfatti di tutto, di come si è andato l'evento. La mia azienda, di cui sono socio insieme a mio fratello e a mio zio, appunto è dal 1961 che da mio nonno che ha iniziato da questa attività, poi tramandata da mio padre e poi è stata trasferita a noi figli. E quindi diciamo dal 1961 che noi siamo in questo settore e con dedizione anno per anno dedichiamo ore e ore di lavoro per cercare di migliorare la qualità, per cercare di soddisfare i bisogni Ecco, adesso del siamo cliente. in piena raccolta, delle olive, quindi, la vostra produzione è, attiva e abbiamo anche, visto all'interno del frantoio Papaleo un altro metodo, innovativo che avete introdotto proprio da quest'anno, proprio, per l'appunto andiamo a vederlo per, quello che abbiamo girato, proprio nella settimana all'interno dell'oleificio Papaleo ad Altomonte. Prego la regia. Speciale 12 al litro, siamo all'interno dell'oleificio Papaleo ad Altomonte in compagnia di Paolo Papaleo, il titolare di questa azienda presente dal 1961. Benvenuto Tommaso nel nostro frantoio. Come hai ben detto tu, siamo dal 1961 in questo campo della produzione dell'olio. È proprio dal 1961 che partiva mio nonno, che insieme a nostro padre ha mantenuto, diciamo, la tradizione di famiglia. E non potevamo non mancare io e mio fratello, che oltretutto già da
circa 5 o 6 anni abbiamo apportato delle innovazioni per quanto riguarda anche la lavorazione e il mercato dell'olio per il nostro prodotto. Ecco, siamo proprio alle nostre spalle all'interno del frantoio con le macine in pietra che si sono mantenute anche in questo nuovo ciclo produttivo. Sì, appunto perciò, come ho detto prima, abbiamo voluto mantenere proprio le tradizioni. E quello che vedete alle nostre spalle è un mulino di quelli che si usava anche nel 1961, che l'abbiamo mantenuto e comunque ristrutturato in qualche fase dove magari ci potesse essere qualche guasto, ma questo non importa perché fa molto bene il suo lavoro e abbiamo portato, come dicevo prima, la macinazione delle olive con il metodo tradizionale. Ecco, spiegaci un po' come avveniva e come avviene anche nel ciclo tradizionale questa lavorazione. Beh, innanzitutto alla presentazione delle olive, allo stoccaggio delle olive, si ha una prima fase di defogliazione e pulitura dell'olivo stesso. E da questa fase, tramite un mulino, una ventola, scusate, si arriva qui alle pietre, dove praticamente le olive vengono schiacciate per poi proseguire nell'altra lavorazione che c'è successivamente. Ecco, dicevamo, tu sei un giovanissimo, cosa ti senti di dire per quanto riguarda l'olio, anche l'approccio all'olio da parte dei giovani come te? Che cosa senti, insomma, oggi che sei a capo di questa azienda? Beh, innanzitutto la nostra forza è stata quella di vedere i nostri parenti, mio nonno, nostro nonno, nostro padre, fare dei sacrifici all'interno di questa azienda. Ed essendo cresciuti in questo ambiente, il valore più grande che io porto a questa azienda è proprio di non mandare in fumo tutto il lavoro che hanno fatto i nostri cari. E a maggior ragione questa è una forza in più per noi, perché anche quando anche nel momento di crisi, anche nei momenti bui, ci facciamo forza di questo. Ebbene, io e mio fratello siamo pronti ad affrontare, cioè per noi non esiste crisi, non esiste nulla, noi siamo soltanto pronti a valorizzare quello che il nostro nonno e il nostro padre hanno fatto in passato. Ecco, e questo valore aggiunto lo trasferite anche al vostro prodotto che sta diventando un prodotto sempre più di qualità. Sì, infatti c'è da dire che proprio da qualche anno ci siamo messi su a organizzare un mercato del nostro olio con un imbottigliamento fatto da un'azienda adesso e magari in un futuro farla anche qui, perché è un nostro progetto. Creare questo mercato della vendita dell'olio, e già stiamo avendo i nostri piccoli risultati non solo nel campo locale, regionale e nazionale, ma stiamo anche cercando di espandere il nostro prodotto all'estero, che è molto richiesto non solo per la qualità delle olive, che nel nostro sud qui è già ottima, ma proprio per la qualità del nostro olio, perché grazie proprio alla nostra forza, alla forza giovane che stiamo mettendo io e mio fratello, ma conservando le tradizioni che ci hanno insegnato i nostri genitori, stiamo cercando di valorizzare al meglio il nostro prodotto. E l'olio Papaleo potrà diventare anche un olio certificato, vi state muovendo anche sul biologico? Sì, abbiamo un progetto molto importante che può portare appunto alla luce una grande produzione di prodotto biologico, che indubbiamente per gli anni che corrono sarà un prodotto eccellente proprio per la sua qualità.
Rieccoci in studio, abbiamo visto all'interno dell'oleificio Papa Leo proprio questo nuovo metodo. Dottor Lauro, di cosa si tratta e che cosa può portare all'olio che adesso ci accingiamo a degustare? Beh, veramente delle belle immagini, anche se l'avevo già visitato la settimana scorsa direttamente lì. È una bella idea questa dell'oleificio Papa Leo di introdurre il cosiddetto ciclo continuo, misto in questo caso, che valorizza ancora di più le caratteristiche organolettiche di quest'olio, che tra l'altro andremo ad assaggiare da qui a breve. Praticamente la tondina si differenzia anche all'interno degli stessi territori dove che viene coltivata e molita, e questo sistema molto gentile di molire le olive ancora con l'utilizzo delle molazze in pietra, quindi rendono, come dire, più dolce e più estrae ancora in modo più significativo questi polifenoli che dicevamo prima, che la tondina ne è ricca, quindi crea un profilo organolettico sicuramente superiore rispetto a quello che potrebbe essere una normalissima estrazione in un ciclo tradizionale dell'olio proprio da tondina. Ecco, nel frattempo che il dottor Lauro comincia a servire l'olio extravergine Papaleo per la degustazione, con Luigi Papaleo vogliamo capire anche l'appeal verso i consumatori di questa nuova metodologia di produzione. Ecco, tanto abbiamo detto, tanto abbiamo discusso in queste due giornate di Altomonte proprio per sollecitare appunto la clientela al consumo di un olio di qualità che verrà ottenuto ovviamente grazie a questo nuovo metodo rispetto al prima. Sì, diciamo che noi fortunatamente avevamo già un grosso riscontro in termini di apprezzamento da parte della clientela, però sentivo che ci mancava qualcosa, sentivo che dovevamo fare di più per la qualità, perché noi eravamo legati alla tradizione, ma la tradizione comunque va innovata, quindi noi tramite questo rinnovamento noi pensiamo e siamo sicuri che riusciremo a catturare molta più clientela, perché diciamo la qualità riusciamo, sì, riusciamo sicuramente a estrarre molte più proprietà positive per quanto riguarda, ecco, il nostro... La genuinità non è sempre sintomo della bontà, vero dottor Lauro? Ecco, no. Procediamo con l'assaggio allora, proprio a questo allora, proposito. Prego, questo è il tuo, questo lo diamo. Grazie. Signor Papaleo. Allora, ormai anche voi telespettatori conoscete bene la tecnica dell'assaggio, quindi proviamo a fare una prima analisi olfattiva. Ormai è stato riscaldato a dovere il campione, e proprio da una prima analisi olfattiva si evidenzia proprio la tipicità di questa varietà. Si sente questo fruttato non molto intenso, di media percezione, che ricorda molto le olive, in questo caso colte al giusto grado di maturazione, proprio cosiddette invaiate, quello è il termine tecnico, però parimenti si percepiscono anche delle sensazioni proprio di foglia di olivo e anche di verdure, un po' la lattuga ricorda. Sì, verdura e tante, fresca, proprio, vero? Sì, bella verdura fresca di orto. Passiamo alla seconda fase, che è quella dell'analisi gustativa. Vediamo cos'altro ha da aggiungere a questo profilo già interessante che ha questa rogianella o tondina, diciamo, che è sinonimo alla parte gustativa. Ecco, procedete con lo strippaggio, fatelo. Bene, subito piccante, la nota dolce è molto interessante, proprio ricorda questa mandorla dolce che è tipica della cultivar che stiamo assaggiando, questo peperoncino, in questo caso il pepe nero, che si riesce a percepire, e poi in fondo a tutto anche una bella nota retroolfattiva di carciofo che lega un po' questa sensazione di amaro. Ecco, di cosa avremmo perso se avessimo usato la classica lavorazione tradizionale con le presse, e in che difetti avremmo potuto avvertire? Sì, all'interno di questo campione probabilmente, visto che le presse hanno un piccolo problema, un vero e proprio handicap di questo genere di trasformazione, che è quello dei fiscoli, quindi di questi dischi pieni di pasta che vanno a essere posati tra una lavorazione e l'altra, e si innescano dei fenomeni fermentativi aerobici, cioè in presenza di ossigeno, che sviluppano, un po' come avviene nelle uve, sviluppano proprio o l'aceto in base ai batteri presenti, oppure può sviluppare il cosiddetto fenomeno di avvinato, tutti i difetti tipici della raccolta, della produzione di olive con le presse. Con le presse tradizionali, avremmo perso anche qualche proprietà salutistica. E avremmo
Allora, una parentesi sui difetti dell'olio. I difetti dell'olio non sono tali solo perché sono sgradevoli all'olfatto, perché su quello ci possiamo anche abituare, no? A bere e usare un olio cattivo. Ricordiamo che i difetti dell'olio spesso sono abbinati invece a dei problemi anche salutistici, nel senso che un olio difettoso è un olio che non importa nel nostro, non diventa più quell'olio nutraceutico, no? Che si dice sempre, esatto. Anzi diventa esso stesso una fonte di stress per il nostro organismo. Quindi associate alla parola difetto la, come dire, la parola anche come dannoso, dire, dannoso, bravo, dannoso per il nostro corpo. Ecco, quindi non solo perdiamo qualcosa. Attenzione, quindi non solo la qualità, ma anche delle perdite dal punto di vista salutistico. Noi insieme all'Olificio Papaleo abbiamo visitato anche altri frantoi in Alto Monte. C'è chi invece, anche per accontentare quella fetta di clientela locale, ha inserito oltre al metodo di riciclo continuo quello classico, quindi con la macina e le presse. Andiamo a vedere proprio presso l'Olificio Boscari quello che abbiamo girato la settimana scorsa. Speciale 12 al litro, siamo all'interno dell'Oleificio Boscari qui ad Altomonte in contrada Boscari in compagnia delle titolari Pina Gualano e Luisa Iantorno, grazie di essere qui con noi, un'azienda che nasce da tanti anni adesso in completa gestione femminile. Sì, nasce 15 anni fa da idea dei nostri mariti. Prima avevamo una sola linea, all'inizio abbiamo iniziato con un ciclo continuo, abbiamo visto, vediamo come va, poi a richiesta dei clienti abbiamo inserito anche una seconda linea, abbiamo creato tutto questo perché qua la tradizione abbatte anche per le presse e siamo andati così avanti nel tempo. Grazie ai clienti che sono sempre più numerosi, sono molto fiduciosi. Ecco, la campagna olearia 2013 che soddisfazioni vi sta dando già da subito? Si prevedeva meglio, però è una bellissima campagna, le olive sono sane e anche in quantitativi si spera di farne. Luisa, allora andiamo a percorrere un po' quello che è tutto il percorso che fa l'oliva all'interno del vostro frantoio tra il ciclo tradizionale e il ciclo continuo. Partiamo dal ciclo tradizionale. Allora, l'entrata delle olive è uguale per tutte e due le linee perché lo stoccaggio viene nelle binse e quindi con una molitura il più presto possibile, entro le 24 ore. E nella linea tradizionale, come abbiamo visto, le olive vengono cernite dalle foglie e lavate, poi messe nella molazza con le pietre che girano e poi il collaboratore dispone la pasta sui fiscoli, i quali sono messi poi in una torre che viene infilata in una pressa che viene a pressione schiacciato, dove esce acqua e olio insieme e poi da lì passa al separatore. Nel ciclo continuo arrivano le olive ugualmente nelle binze, vengono defogliate e lavate, poi è una parte tutta meccanica dove l'uomo non mette mani, quindi passa in un francitore nelle gramole, dove poi passa sia sanza, olio, acqua, cioè la parte che compone l'olivo, passa nella decanter dove avviene la separazione di questi tre componenti, la sanza da una parte, l'acqua e l'olio, e poi l'olio passa per un'ulteriore pulizia nel separatore. Ecco, poi voi avete anche un impianto di imbottigliamento. Sì, imbottigliamo sia per l'oleificio sia per i nostri clienti, su richiesta insomma. Bene, Pina, qual è la differenza un po' che notano i clienti tra l'olio del ciclo continuo e l'olio del ciclo tradizionale che tra l'altro avete instaurato da poco? Sì. La differenza che notano i clienti è che nel ciclo continuo si sente quel piccantino e quell'amaro che resta in gola e invece nelle presse, sempre questo tramite lavorazioni diverse, si sente solamente il dolce. Nella centrifuga, nel ciclo continuo, siccome l'acqua, l'olio e la sanza vengono separati immediatamente, non vengono lavati i fenoli,
cose buone per la salute. Mentre nelle presse, acqua e olio, essendo a contatto, lavano quella sostanza. E quindi un pochino si sente quella, non si sente quell'amaro. Ecco, ma i clienti però ancora vi domandano l'olio con il ciclo tradizionale. Sì, questo sì, perché la tradizione era dovuta alle molazze con le presse, quindi il cliente vuole ancora vedere quella lavorazione tradizionale. Però per quanto riguarda gli esperti, come giustamente ci informano, che ugualmente con accurate accortezze si riesce ad avere un buon olio anche dalle presse, basta avere l'accortezza nella lavorazione. Il vostro olio è apprezzato non solo dal punto di vista locale, ma può competere con la qualità di altri oli a livello nazionale, speriamo anche di partecipare in alcuni concorsi, vero? Concorso. Speriamo in futuro di partecipare anche noi come frantoio, insomma, a qualche concorso. La tondina è la cultivar di questo territorio, quali varietà anche solitamente i vostri clienti vi portano, più diffuse in questo territorio? La nostra autoctona è la rotondina, però ci sono anche olivetti Carolea, Leccino, ci sono tante. Il nostro territorio si predispone a tutti questi tipi di piantagioni. Avete anche diverse cisterne, vedo, quindi uno stoccaggio importante anche dell'olio. Si spera sempre di riempirle e quindi di fare quantitativo. Più che altro perché con una piccola produzione non si riesce a immettersi nel mercato, quindi si cerca di fare anche informazione con i nostri clienti, di fare gruppo. Eccoci ancora insieme al dottor Lauro e a Luigi Papaleo dell'Oleificio Papaleo. Abbiamo visto Boscari, una realtà anche condotta al femminile, ma una realtà delle tante ad Altomonte che hanno partecipato anche a questa 2 giorni di sensibilizzazione lo scorso 30 e 31 ottobre. Sì, è vero. Ad Altomonte c'è una grandissima realtà per quanto riguarda l'olivicoltura. Infatti ad Altomonte siamo in 5 frantoi attivi e in più ci sono altre 3 aziende agricole che comunque hanno una certa importanza. Già era nata una sorta di cooperazione tra noi aziende frantoiane,
Perché abbiamo un po' messo da parte quelle che potevano essere le concorrenze, quelle che potevano essere, diciamo, i disguidi, i campanilismi, insomma. campanilismi che in passato ci sono stati e forse in altre zone già ancora esistono. Noi stiamo cercando di cooperare, di metterci insieme per appunto creare un lavoro univoco per migliorare le qualità. E quindi magari fare un consorzio, che ne Perché no, dottor so. Lauro, aderire magari alla DOP della DOP Bruzio, che è quella appunto della zona prepollinica della provincia di Cosenza. Sì, infatti la sottomenzione proprio fascia prepollinica sta a individuare quella zona. Tra l'altro Altomonte è il primo comune che viene elencato, giusto perché è in ordine alfabetico, e quindi probabilmente non c'è neanche bisogno di creare una sovrastruttura, no? Ben venga invece questa cooperazione tra frantoi, ma per quanto riguarda i produttori, c'è un grande ombrello, no? Che è il marchio ombrello della denominazione d'origine protetta Bruzio, che grazie ad un'unica etichetta, almeno che riconosca la DOP, poi è chiaro ci saranno le individualità dietro ad ogni singola etichetta, potrebbe creare una massa critica che è quella che può creare sicuramente un rilancio anche dei prezzi. Ricordiamolo che i prezzi sono fortemente in discesa e l'extravergine in questo momento non supera i 2,50-2,60 euro a livello nazionale. Quindi probabilmente una strategia di marketing e una strategia di mercato forte potrebbe essere quella anche della denominazione. Certo, nel frattempo che si approccia alla degustazione anche di quest'olio, Papaleo, dal punto di vista della raccolta di quest'anno, che cosa si è avvertito? Insomma, l'oliva più presente rispetto agli altri anni, dal punto di vista della resa anche degli uliveti? Quest'anno si aspettava una grossa campagna. Purtroppo però, diciamo, per quel che riguarda le condizioni atmosferiche, non hanno consentito che poi sia rimasto il frutto sull'albero. Infatti c'è un calo, si pensa che ci sia un 50% di previsione purtroppo per noi, Almeno nel vostro almeno territorio nel di nostro Altomonte. territorio è così. Però speriamo che la qualità possa essere da bilanciere per quanto riguarda invece la minor quantità che è stata prevista per questa campagna. Ecco, nella degustazione di quest'olio cambia come il vino, la terra ci dà anche Bene, delle sì. caratteristiche diverse in base a, si dice con il vino, da palmo a palmo di terra, vero? Sì. Invece in questo caso cosa abbiamo? Non c'è un vero e proprio terroir dietro all'olio, però negli anni, grazie anche all'esperimentazione, abbiamo proprio visto come l'influenza semplicemente di un terreno differente, piuttosto che l'esposizione, poi ha delle ripercussioni positive spesso e una certa riconoscibilità anche nell'olio. Infatti proviamo a fare questa degustazione, vediamo di percepire in questo caso più che le caratteristiche di quest'olio, anche le differenze rispetto a quello che abbiamo appena assaggiato. Ecco, stiamo degustando l'olio da Tondina 100% dell'oleificio In Boscari, quindi. questo caso sì, è Boscari, quindi Tondina o Roggianella, ricordiamolo. E allora, in questo caso riusciamo a percepire un fruttato leggermente superiore, probabilmente l'esposizione di queste piante ne hanno favorito proprio questo tipo di estrazione, magari anche il frantoio stesso ci ha messo di suo anche la tecnologia. Diciamolo che anche a parità di frantoio riusciamo a notare anche delle piccole differenze all'interno dei campioni. Comunque il timbro della Roggianella, quindi della tondina, continua proprio a È sempre percepirsi quello. la stessa lattuga che si percepiva prima. In più, in questo si riescono a sentire anche delle erbe appena tagliate e si sente anche un po', di verdure di campo. Vediamo cosa accade invece nella parte gustativa. Mi immaginerò di sentirlo piccante e leggermente amaro come prima, però facciamo la prova. Ecco, ricordiamo agli amici telespettatori che il fruttato, l'amaro e il piccante sono quelle caratteristiche positive che in questi oli, Papaleo e Boscari, noi riscontriamo assolutamente. Sì, lo abbiamo anche detto l'altra puntata, non ci stancheremo mai di farlo. Bene, in questo caso il timbro amaro e il timbro piccante si avvicinano molto, sono di medio intensi, quindi un grande respiro, c'è questo olio al gusto, si sentono proprio queste note di noce, si sente ancora una percezione di erbe amare, immagino la cicoria selvatica, e ancora si riesce a percepire una nota proprio di mela o di frutta matura. Quindi coesistono contemporaneamente, lo succedeva anche nell'altro, l'abbiamo assaggiato prima, proprio le note mature e le note
un po' più verdi, infatti prima l'abbiamo definito proprio cosiddetto giusta maturazione o una via di mezzo proprio tra il fruttato maturo e il fruttato verde, proprio perché è caratteristica di queste olive che si raccolgono, ricordiamo, proprio a partire da questi giorni. Credo Avranno. sia un olio di poche ore, se non di Sì, pochi questo giorni. appena imbottigliato. Avranno delle chance nei concorsi internazionali presieduti da lei nell'anno prossimo? Che dice? Non lo so, non lo so, credo di sì. Cioè, io non mi sbilancio mai perché non vorrei fare delle brutte figure, perché ho fatto spesso, quando facevamo, diciamo, i round introduttivi, ho fatto spesso delle previsioni che poi puntualmente non si Vedremo, sono vedremo avviste. Cioè, come quindi si. dirò che probabilmente, proprio lo Probabilmente. uso per, quasi come scaramanzia. Un'ultima battuta a Papaleo prima di salutarci, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Sì, io ringrazio e saluto tutti i telespettatori. E niente, io, il mio desiderio è quello di ripetere l'esperienza di quest'anno per l'anno prossimo, quindi già è partita la macchina organizzativa per organizzare il Ti olio bene 2.0, come Esatto, Tondina Day, si è oppure parlato come anche di un questo. amico sì, mi ha suggerito Tondina Day, possiamo fare anche una Tondina Day, sì. Quindi ci aspetta un lungo anno di campagna olearia, ci rivedremo l'anno prossimo ad Altomonte, magari insieme anche ancora al dottor Lauro per una seconda edizione della vostra manifestazione Ti olio bene. Noi ci Con piacere. salutiamo, grazie ancora agli ospiti di essere stati qui con noi. La settimana prossima ancora un appuntamento dedicato all'olio extravergine d'oliva calabrese, sempre qui in studio su RT, il venerdì alle 22:30 e in replica il lunedì alle 23:30 con 12 al litro. Ciao!